Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti, benvenuti a questo appuntamento di Eizo Academy, che ringrazio molto per avermi invitato a condurlo. Io mi chiamo Michele Smargiassi, faccio il giornalista, da molti anni mi occupo di fotografia, di cultura visuale, ma sono qui stasera per facilitare il vostro incontro con una persona eccezionale, Marianna Santoni, che vedete qui accanto a me, donna d'immagini, si potrei dire. E da oltre 20 anni si occupa di fotografia di post-produzione. Spiegheremo poi cos'è. Nel suo settore, tra gli esperti al mondo che ha un maggior numero di riconoscimenti ufficiali, ha come clienti grandi aziende, realtà governative, fotografi singoli, artisti, che si rivolgono a lei appunto per risolvere i loro problemi legati a immagini digitali, dalla fase di scatto fino alla pubblicazione. Marianna è anche una docente universitaria, una ricercatrice, ha al suo attivo oltre 70 pubblicazioni, tra cui la prima guida al mondo su Lightroom, commissionata da Adobe nel 2006. Ma questa però è una classica presentazione da seminario che potrebbe risultarvi un pochino arida, quindi mi piacerebbe che scopriste Marianna e il suo lavoro piano piano, poco alla volta, in quest'oretta che passeremo assieme. Allora, scusate, ricomincio da capo e per definire Marianna mi faccio aiutare da qualcuno che ha più fantasia di me, un grande autore, fotografo, scrittore, critico, purtroppo scomparso molti anni fa, molto giovane, in un libro che finalmente dopo 40 anni sta per essere tradotto in italiano e si chiama L'immagine fantasma. E c'è un capitolo che mi ha fatto sobbalzare, l'ho scoperto proprio stamattina, si chiama La ritoccatrice. La ritoccatrice. Ora vedete, era un'era analogica quando scriveva Ghiberti, e ritoccare le fotografie era un mestiere molto manuale, spessissimo affidato alle donne, e forse questa era una discriminazione di genere, no? Il maschio fa le fotografie e la donna le alleva, diciamo così, un po' uno schema patriarcale che credo stia un po' saltando per fortuna. Bene, ecco come Ghiberti definisce la ritoccatrice. I ritoccatori hanno fama di agenti segreti, di esecutori nascosti e innominabili, di grandi sterminatori dell'imperfezione. Non so, Marianna, cioè, ti riconosci in questa definizione? Sei una sterminatrice di imperfezioni? Allora, io la trovo geniale come definizione, in realtà. Allora, è veramente pazzesca. Allora, forse l'unica cosa sulla quale mi riconosco meno è il discorso di sterminatrice delle imperfezioni. Potrei dire che all'inizio della mia carriera, sì, studiavo Photoshop e capivo quanto fosse importante imparare a correggere gli errori. Però poi, qualche anno fa c'è stato un grande fotografo che mi ha dato una grande lezione. Anzi, ho qui la foto in testimonianza e sono particolarmente, ci sono particolarmente legata a questa foto. Quindi adesso vi condivido lo schermo così vi faccio vedere di chi sto parlando. Qualche anno fa questa persona mi insegnò una cosa molto speciale. Mi date conferma che vedete il mio schermo? Sì, mi date Sì. conferma, vedete il mio schermo perfettamente, sì, ogni volta che si bloccano le cose, ma insomma, allora, qualche anno fa io ero veramente giovane, questa è una foto super vintage, ero veramente giovane, credo che avessi 28 anni, 26 anni, una roba del genere, e in quegli anni già facevo questo lavoro a livelli alti, però ebbi l'opportunità di insegnare in un workshop dove c'erano grandi nomi, tra cui Christopher Anderson, che è quello che vediamo nella foto, che è un fotografo magnum molto affermato, molto famoso. E lui ad un certo punto, incuriosito dalla mia tecnica sul bianco e nero, mi chiamò e mi disse: "Ma voglio vedere questa tecnica che usi, mi hanno detto che è eccezionale, vorrei impararla. Potete immaginare il mio orgoglio nel sentire un fotografo magnum che voleva imparare la mia tecnica sul bianco e nero, felicissima, iniziai a insegnargli questa tecnica che poi ho usato per anni, per la verità." E a un certo punto, mentre gli facevo vedere tutto, mi bloccò, mi disse: "Ehi, stop, 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 cosa stai facendo?" Ho fatto: "Vedi, c'è un'imperfezione lì, la voglio correggere." E lui dice: "No, no, 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 I love imperfections, amo le imperfezioni." Questa credo che sia stata una delle più grandi lezioni che ho avuto da un grande fotografo, cioè che la postproduzione non deve essere una correzione di imperfezioni, deve essere
soprattutto deve essere un'interpretazione. Quindi sono d'accordo con tutta Un'interpretazione. questa definizione che hai detto, quindi il fatto di essere un po' agenti segreti, spesso siamo nominati, siamo molto celati come figure. Ne parliamo dopo di questa segretezza, di Però questa la segretezza. correzione delle imperfezioni, ecco, non sono del tutto d'accordo. Senti, nel titolo abbiamo usato la metafora musicale dell'accordatrice, no? Che piace molto anche ad altri tuoi colleghi. Non so se sia del tutto calzante. Cioè, l'accordatore cosa fa? Sistema il piano nell'ombra del retropalco. Lontano dagli applausi, infatti tu sei invisibile, quindi sembra un lavoro tecnico, no? Subordinato, ma c'è una differenza. L'accordatore tempera lo strumento con cui poi il solista andrà a prendersi gli applausi prima che il pianista esegua, tu lo fai dopo, tu non accordi lo strumento, tu accordi l'opera. E qui c'è una bella differenza, no? C'è una differenza abissale, sì. Cioè, non sei quella che mette a punto la macchina fotografica, sei quella che lavora sull'esecuzione, no? Appunto, come hai detto, sei una co-esecutrice, sei l'esecutrice che sta nell'ombra. Sei d'accordo? Allora, sì, posso dire che sono una co-esecutrice. Devo dire, non mi ritengo un'autrice. Scusate, provo a fare una prova perché mi dicono che l'audio si sente molto male quando parlo, quindi provo a togliere le cuffie e vedere se l'audio migliora. Aspettate, le cose migliorano. Datemi un feedback. Adesso va meglio, secondo me. Forse va meglio. Ok, va bene. E allora ce lo prendiamo così com'è. Ok, allora sì, parlavamo del fatto di essere appunto Accordatrice, sì, accordatrice. autrice, coautrice, Allora, non mi esecutrice, sento un che cosa coautore, sei? nel senso che penso un esecutore è un esecutore, quindi sarebbe un po' assurdo se Bollani, quando suona il pezzo di un altro autore, si definisse un coautore di Mozart, ne dico una per dire, insomma. Lo trovo assurdo, un post-produttore è un post-produttore. Vuol dire che gli autori avvertono un po' la tua presenza come quella di un po' ingombrante, un rivale, un concorrente. Insomma, che rapporto hai con gli autori? Allora, che rapporto ho con gli autori? Di solito è un rapporto molto ispirante, devo dire. Magari mi capita che arrivano a me perché hanno un problema, di solito è un problema tecnico. E quindi mi dicono: ma guarda, devo risolvere questa cosa, non sono convinto di questo. Ok, quindi spesso mi avvicinano per una questione tecnica. Poi in realtà quello che succede è che appena ci sediamo davanti a un monitor, un EIGE ovviamente, quello è importante davvero, non è tanto perché siamo ospiti, ma è davvero importante. Ci sediamo davanti a un monitor e in realtà poi quello che si capisce subito è che quello che conta è che tra me e il fotografo ci sia un dialogo molto stretto sull'interpretazione dell'immagine. Quindi ho bisogno, non credo molto nel rapporto fotografo-post-produttore. Quando si pretende che un fotografo arrivi e dia delle indicazioni molto rigide, tipo schiarisci qui, cambia il colore di là, fai giù, fai su, fai giù, non credo in questo tipo di collaborazione perché spesso i fotografi non hanno competenze tecniche così profonde da capire che la richiesta che ti stanno facendo può danneggiare anziché migliorare l'immagine. È un po' pericoloso quel tipo di operazione. Può essere fatta solo da fotografi che magari non post-producono, ma sarebbero molto bravi a farlo. Quante volte ti sei trovato in conflitto con un fotografo sull'interpretazione da dare a un'immagine? Ah, quasi sempre, questo è il bello, E chi vince? sempre, però la figata è questa, E cioè chi io, vince alla fine, Maria? ma vince, sai con le donne è dura spuntarla, spesso sono io la donna dei due, però il discorso è, perché lavoro con tanti fotografi uomini, però il discorso è che al di là di chi la spunta, c'è sempre tanto da imparare da parte di tutti. Nel senso che io guardo la foto, spesso ho una visione chiara di dove vuole andare quell'immagine, di dove vuole che io la porti quell'immagine, anche in base alle indicazioni che mi ha dato l'autore. L'autore spesso ha un'idea diversa. Mi è capitato sia di far cambiare idea, perché vedendo il risultato finale dicevano: wow, ma caspita! Cioè, tipo, ho ripescato oggi una vecchia foto di Paggetti dove mi diceva, una mail di Paggetti dove mi diceva: cavolo, ma tu sai leggere nel pensiero, no? Perché avevo fatto cose che non mi aveva nemmeno detto. E
Così come mi è capitato con alcuni autori, magari che mi chiedevano di fare cose che tra me e me pensavo, ma no, ma verrà una schifezza così, ma non sono convinta di questa cosa. E poi invece il risultato funzionava alla grande, quindi è veramente un arricchimento reciproco. Senti, io sarei molto curioso di chiederti se puoi farci degli esempi degli interventi che hai fatto. Io non so se gli autori gradiscono molto che si veda il confronto prima e dopo. Non so se hai convinto qualcuno a svelare questa cosa. Allora, questa è una domanda molto importante. Devo dire che un buon 90% di quello che io faccio come fotoritoccatrice, ma anche come consulente, purtroppo è completamente segreto. Questa è anche la ragione per cui in tanti anni non ho mai messo online un portfolio mio come ritoccatrice, per esempio, benché sia una componente enorme del mio lavoro. Perché purtroppo tantissimo del lavoro che faccio è veramente nascosto, non si può mostrare, non perché uno faccia chissà che di illegale, niente del genere, ma perché quando si fa per grandi multinazionali ci sono dei non disclosure agreement molto generici, per cui è la stessa regola per tutti e non si può mostrare nulla. Con grandi autori a volte c'è chi ha più pudore, a volte c'è chi ne ha meno. Cioè, per esempio, vi posso far vedere delle foto che vi farò vedere, molto belle, di Franco Faggetti. Lui è un fotografo ultra affermato, non ha certamente bisogno di nascondersi dietro una foglia. Sa benissimo che la post-produzione la fanno tutti, che Photoshop c'è, si fa ma non si dice. Difatti questo sta diventando una specie di segreto di Pulcinella. Tutti lo sappiamo che le fotografie che vediamo non sono come sono uscite dalla macchina fotografica, insomma. Però in qualche modo è una cosa che si fa ma non si deve dire, no? Un po' alcuni autori sì, in realtà Franco no, è eccezionale, lui come altri autori, anche Roberto Polillo con cui collaboro, tanti altri autori assolutamente mi danno il via libera, no, è importante che la gente sappia, è importante che la gente veda quanto lavoro c'è dietro, no, loro sono assoluti sostenitori di questa meraviglia, però altri no. Mi è capitato anche di autori per i quali ho fatto uno in particolare, ho fatto un lavoro molto importante, sono riuscita a fargli fare un passaggio. Aveva scattato sempre solo in bianco e nero, l'ho traghettato verso il colore e qualche anno fa, e benché mi ha scritto parole meravigliose di riconoscimento incredibili e indimenticabili, però non ha mai voluto né darmi crediti e né che io dicessi di aver post prodotto per lui, diciamo. Però è solo un caso in tutta la mia carriera, quindi diciamo che è buono. Tutti gli altri fotografi con cui lavoro, che sono tantissimi, devo dire che mi adorano, c'è un bellissimo rapporto di assoluta trasparenza. Ecco, ecco, ma che cosa ti chiedono di fare i grandi autori? Soprattutto capisco diciamo la clientela corporate, ma quando si tratta di un autore, lì si va un po' sul terreno delicato dello stile, del messaggio, insomma. Sì. Che cosa ti chiedono di fare? Che cosa ti chiedono... In genere, che cosa sei chiamata a fare? Qual è il tuo miglioramento che ti chiedono di dare? La richiesta più frequente che ricevo è: ho questa foto, mi piace, ci credo, non funziona fino in fondo, inietta un po' di magia, fai in modo che racconti ancora con più forza quello che voglio dire. Questa è la cosa che mi viene chiesta più spesso. A volte è anche proprio una sorta di godimento, capisco, da parte di un fotografo, vedere la propria immagine interpretata e sviluppata in un modo diverso. A me, per esempio, non piace molto la parola post-produttore, perché penso che il mio lavoro non è una post-produzione, ma è più un lavoro di sviluppo e interpretazione di un negativo fotografico digitale, che è molto di più, non è una vera e propria interpretazione di una visione di un autore. Per esempio, vi faccio vedere una cosa, vi faccio vedere un esempio pratico così di un... Allora, guardiamo queste tre foto, ora metto il mio schermo in condivisione, non so se già lo vedete in condivisione. Sì. Lo vedete già in condivisione? Sì. Io lo vedo, Maria. Ok, lo vedi, perfetto, già buon segno, perché ho le finestre tutte un po' strane oggi con il doppio monitor. Ok, allora, guardiamo per esempio questa immagine. Non è un'immagine di reportage, iniziamo con una cosa soft, è semplicemente un paesaggio. Queste sono tre interpretazioni completamente diverse di uno stesso negativo digitale. Quindi c'è la prima foto a sinistra,
dove vediamo un'immagine assolata, eterea, molto, se vogliamo dire, positiva. La foto centrale è più mistica, è più misteriosa, è più inquietante, sembra notturna, sembra una foto scattata di notte. La terza foto a destra l'ha fatta lo stesso autore della foto, che è Flavio Catalano. L'ultima è una sua prova, le prime due sono miei divertissimo a lezione. L'ultima versione invece ha una natura più opulenta, più vigorosa, più dinamica. Oh, queste sono tre interpretazioni dello stesso identico file. Vi faccio vedere l'originale. Questo è l'originale, questa è la foto di partenza. Questo esempio lo faccio vedere semplicemente per capire in quanti modi diversi è possibile raccontare uno stesso scatto. E non c'è un giusto e uno sbagliato, c'è un'interpretazione nella quale un autore si riconosce e un'interpretazione nella quale l'autore non si riconosce, perché non era quello nelle sue intenzioni. Ecco, cos'era nelle intenzioni? Questa è, arriviamo a un punto chiave, quasi filosofico, no? Vuol dire, non è che si prova a farti una domanda provocatoria, forse... provocati alcuni autori, non è che l'autore ricorre alla post-produzione quando verifica un po' uno smacco, insomma, quando la fotografia che ha ottenuto direttamente sul, diciamo così, camera RAW, insomma, il primo non è proprio quella che aveva previsualizzato, no? E allora la domanda è, non è che si chiede alla post-produzione di avvicinare l'immagine l'immagine reale ottenuta all'immagine ideale che l'autore aveva pensato di vedere, che voleva vedere, quella che era andato lì per vedere ma non è riuscito a realizzare, quello che avrebbe voluto vedere non ha visto, o magari quello che il lettore si aspetta di vedere tu non sei riuscito a procurargli, insomma. Cioè, mi chiedo se, insomma, la post-produzione non si chieda di produrre l'immagine che l'autore aveva in mente, non quella che è riuscita a ottenere, insomma. E allora, se è così, il post-produttore sta ancora aiutando una fotografia a diventare più fotografia, oppure sta facendo un lavoro che somiglia quasi a quello del pittore, insomma? Allora, è una bellissima domanda questa. Penso che il fotografo è il fotografo, il post-produttore è il post-produttore, ma penso che una cosa importante da capire in fotografia è che se un autore scatta in formato JPEG, è un aspetto, vado un po' nel tecnico, ma so che chi ci segue, insomma, può seguire il nostro discorso. Se chi scatta una foto digitale usa il formato JPEG, si sa che quel formato si usa per avere una foto pronta all'uso, e quindi sarà suo dovere fare in fase di scatto tutto quello che può per far sì che la foto sia pronta all'uso e non sia da post-produrre. Che sia lecito o meno a dispetto del genere fotografico, intendo dire, per esempio, chi scatta foto sportive deve mandare l'esultanza del gol dopo un secondo che è avvenuto, chiaramente scatta in JPEG e invia subito le foto all'agenzia di stampa. Ci sono altre realtà, tipo la Reuters, che per esempio vuole solo i JPEG dai fotografi perché ha un meccanismo che controlla che la foto non sia contraffatta, no? E quindi nel JPEG è facile fare questa verifica. Benissimo. Però, al di là di queste casistiche in cui il fotografo è costretto per regole esterne a scattare in JPEG e quindi ad avere una foto pronta, finita, post-prodotta comunque, ma post-prodotta dalla macchina in automatico, possiamo dire, in tutti gli altri casi i fotografi scattano in RAW. E RAW significa dati grezzi così come vengono dal sensore. È un autoinganno dirsi, ah, guarda che bella questa foto, è proprio come l'ho scattata, non l'ho toccata per niente in post-produzione. È una menzogna, perché se quella foto tu la apri con 10 software diversi, senza muovere un solo cursore, tu ottieni 10 foto diverse. Quindi è comunque post-prodotta. La foto digitale è post-prodotta a prescindere. È post-prodotta se non è post-prodotta perché è scattata in JPEG e a post-produrla è la fotocamera. Brava, bravissima. È post-prodotta in post-produzione se la fa un fotografo. Ma vuol dire semplicemente che se è il fotografo, anziché un automatismo della fotocamera, ci sarà un po' più l'impronta del suo stile, le sue scelte personali, insomma, piuttosto che le scelte di una casa produttrice. Diciamo che il mito dell'immacolata percezione
Non c'è mai stato in fotografia, Ma neanche, assolutamente no. neanche in era analogica, insomma, in realtà, no? Assolutamente no. Io ho preso un altro, due immagini, no, da far vedere su Perfetto. questo concetto. È un'immagine ovviamente molto semplice, così Paolo, sono sicura che riesce a condividere al volo il mio schermo. E, allora, la foto di sinistra, la foto di destra mostra un iceberg, no? La foto di sinistra mostra un iceberg mozzato. Allora, questa immagine è una metafora che io uso spesso per spiegare la differenza tra RAW e JPEG. Allora, in entrambi i casi le persone vedono la parte emersa della foto, cioè quando tu scatti la foto, che tu usi un formato o l'altro, vedi la stessa cosa. Solo che nel JPEG tu hai solo ciò che vedi. Nel RAW tu hai una valanga di altri dati che puoi decidere di sviluppare, fare emergere, affiorare fuori dall'acqua come vuoi in base allo stile che vuoi dare all'immagine. Quella fase o avviene in automatico dalla fotocamera o la fa l'autore, però qualcuno la fa, cioè non c'è via di scampo su E questo. allora diciamo una cosa, che bisogna anche un po' smentire un'interpretazione minimalista del tuo lavoro, cioè come se fosse quello della correttrice di bozze, no? Che dà solo un'aggiustatina ortografica, come si correggono gli errori di battitura, no? Vabbè, invece di mettere un A invece di una E, tu metti un tono piuttosto che un altro, non è così, in realtà non è così, perché in realtà tu... Se cambi un tono in una fotografia, se rendi più trasparente un velo, se fai più rilevata l'acqua, come mi dicevi, no, della piscina, più ridimensionale un dettaglio, beh, tu non stai semplicemente correggendo l'ortografia, tu stai cambiando gli aggettivi di un testo, no? È come se qualcuno nel mio pezzo mi cambiasse appunto gli aggettivi, gli avverbi, non tanto mi correggesse gli errori di battitura. Tu non cambi la grammatica, tu cambi il linguaggio dell'immagine, te ne rendi conto? Sì, Assolutamente sì, me ne rendo conto, e se ne però rendono conto anche i tuoi clienti, diciamo così. se ne rendono conto, me ne rendo conto io. Scusa un attimo, mi stanno mandando un messaggio. Ok, me ne rendo conto benissimo. Allora, io cambio molto le immagini. Adesso ti faccio vedere un esempio in Fammi. particolare. Questo esempio è gentilmente offerto da Franco Paggetti. Che Quindi ringraziamo per la sincerità. ti faccio vedere direttamente questo perché racconta molto, devo dire. Allora, Franco arrivò a me qualche anno fa tramite un amico, insomma, una cosa molto carina, e aveva questa card. Era una card, devo dire, un po' complicata perché aveva fatto queste foto a un convegno. E alla fine di un convegno, la persona che vediamo è un autore, si chiama Antonio Lobo Antunes, è un portoghese, è un narratore, scrive libri, e è stato candidato al premio Nobel. Lui era andato a fotografarlo perché c'era questo, gli davano un premio, il premio Nonino, e quindi è andato a fotografarlo. Allora, la situazione era super critica dal punto di vista dello scatto, perché il soggetto era in controluce. Se avesse scattato più chiara questa foto, il soggetto si sarebbe ritrovato senza metà testa, praticamente, perché la finestra avrebbe Se la completamente sarebbe toccato la faccia mangiata. del soggetto. Ovviamente i puristi potrebbero dire: ma poteva spostare il soggetto, ma poteva montare un flash. Ma onestamente, per quanto sia una figura tecnica, penso che una delle qualità più importanti di un fotografo sia entrare in empatia col soggetto, sentire la situazione, e sono sicura che se Franco ha scattato questa foto così, sono sicura che aveva capito che spostando il soggetto, prendendosi il tempo di montare il flash, si sarebbe completamente giocato quella chimica che si era creata in quel momento e l'espressività del soggetto. Ovviamente lui stava scattando in RAW, quindi sapeva bene che potenziale aveva la foto, ovviamente, che stava scattando, quindi c'era un margine di sviluppo ampio. È venuto da me e mi ha detto: cosa ci facciamo? Prova a vedere, perché gli scatti mi sembrano interessanti, però ovviamente hanno delle criticità. Vediamo cosa ne viene fuori. Allora, io ho guardato tutta la card. In quel caso lui mi ha chiesto addirittura di sceglierla la foto. Capita spesso che mi diano proprio le card e mi chiedono: dimmi quale sceglieresti, anche perché è capitato spesso che la foto che dicevo io poi usciva in copertina di qualcosa, e quindi mi dicevo: cavolo, se hai lo stesso gusto dell'editor, allora va bene, scegli tu. Quindi è capitato spesso. Insomma, mi ha fatto anche scegliere la foto in quel caso. E io ho
sono approdata a questo risultato qui. Ora ne parliamo. Allora, penso che sia interessante questo lavoro perché intanto era una foto difficile. Era una foto difficile non solo tecnicamente, ma perché non avevo idea di chi fosse l'autore. Devo dire, non lo conoscevo, benché sono amante, insomma, leggo tantissimo, però questo autore non lo conoscevo. Quindi per 3 giorni sono stata a guardare, a leggere su di lui, su Wikipedia, ovunque, interviste, leggermi un sacco di robe di chi fosse questo tizio, di cosa faceva. Mi sono guardata interviste sue su YouTube, perché a volte è importante sapere un soggetto come si muove nell'ambiente, riesce a creare un'immagine molto più dinamica, se capisci com'è quando si muove, come si muove, eh? Non so dirtelo, ma per me è molto importante vedere video di quella persona ritratta. E quindi niente, una cosa che è stata molto ispirante per me è stata questa. Vi ho fatto lo screenshot oggi su Wikipedia, adesso probabilmente non si riesce a leggere nella schermatina piccola, però c'è una riga che mi aveva fatto balzare su di lui, che diceva che il modo in cui scriveva creava una specie di puzzle di elementi da mettere insieme, che ci facevano entrare in una dimensione psicologica parallela, senza una linea cronologica, no? Lui è uno scrittore, ma è anche uno psichiatra. Allora, nella foto, nel post-produrla, ho voluto questo, cioè volevo che in qualche modo emergesse una figura controversa, un po' inquietante se vogliamo, un po' misteriosa. Ho fatto in modo che tutto il puntum della foto fosse nell'occhio. Ve la voglio mettere a confronto con quella che poteva essere uno sviluppo semplice, no? E raccontarvi le scelte. Per esempio, pensavo che l'occhio fosse la parte importante di questa foto. Qui si vede che tutto ha la stessa importanza, dalla mano alle dita a tutto il resto della faccia. Volevo che metà faccia non si vedesse, quindi c'è questo fotogramma come diviso in due, tra il bianco e il nero, il bene e il male. C'è un po' di... è splittata in questo senso la foto. Poi non mi interessava il denim della camicia, non la trovavo un'informazione interessante e quindi sono andata a scurire tutto, ho lasciato soltanto la linea sottile del riflesso della luce che crea una sorta di cornice naturale sulla mano e la scia della mano la uso come vettore per andare dritto verso l'occhio. Questo aiuta tantissimo la lettura, non ci sono troppi elementi da guardare. Nelle rughe dell'occhio, per tirarlo fuori, sono andata ruga per ruga a tirare fuori, ho fatto l'opposto di quello che si fanno sulle modelle si spiana e qua invece sono andata a enfatizzare ogni singola ruga per fare in modo che l'occhio dello spettatore venisse catalizzato su queste immagini. E poi c'era anche un problema tecnico, c'era il problema delle finestre che erano bruciate, no? E allora per farmele alleate, visto che non potevo combatterle, invece di lasciarle mezze bruciate, che non si capiva cosa fossero, ho creato questo bagliore di luce che esce dalla finestra, che esce da qua e che esce da qua, invadendo mezzo viso, e poi qui ho enfatizzato il fumo, in modo tale che appunto si creasse un senso in questa luce che arrivava, anziché essere una distrazione è diventata come un unto del Signore, una contrapposizione all'espressione burbera che ha. Quindi questa è una scelta, questo è un esempio di sviluppo. A destra un semplice... Credo che questo esempio sia assolutamente eloquente su quello che dicevamo prima, cioè in realtà in post-produzione si crea un gran parte del linguaggio della fotografia finita, no? Della fotografia dell'opera finita, e in gran parte questo linguaggio ce lo metti tu. Ecco, in che misura la post-produzione, indipendentemente dal fatto che la faccia tutta tu, che proponga, che il fotografo ci collabori, ma in che misura a questo punto lo stile del fotografo si sposta dopo lo scatto, insomma, e non prima dello scatto. Cartier-Bresson diceva: se una fotografia non ti viene buona, buttala via e rifanne un'altra, non sperare di recuperarla. Questo principio è un po' tramontato, insomma, perché adesso mi dà l'idea che la parte più importante della creazione dello stile stia dopo lo scatto. No, allora ci sono foto ovviamente eclatanti come questa, la facciamo vedere per quello, no? Perché dicevo che arriva a me, arriva con un problema, no? Quindi non tutte le foto vengono manipolate così tanto. Però c'è da dire una cosa, tu hai citato Cartier-Bresson, a me viene invece da citarti Kudelka. Kudelka diceva che una buona foto è un miracolo. Ora, io ti posso dire con assoluta certezza che non è un'eccezione andare a correggere un errore, una scelta in fase di scatto, ma è molto la norma invece.
molti fotografi non l'ammettono questa cosa, no? Perché lo scatto puro, siamo, no? Veniamo da un retaggio per cui il fotografo è infallibile, ma assolutamente no. Anche i più grandi sbagliano, fanno degli errori, ma questo non mette in discussione la straordinarietà di un'immagine, che a volte può essere straordinaria anche a dispetto di un errore tecnico che ci può essere stato o di una situazione come questa che vedevamo di Franco, per esempio. Quindi... Però vedi, tu naturalmente in questo lavoro non ci metti soltanto una competenza tecnica, ci metti anche una competenza di gusto, una competenza di cultura visuale. Ecco, io intanto vorrei chiederti questo, no? Tu hai detto che ti informi, cerchi di capire prima di mettere le mani su una fotografia, ma qual è, hai dei modelli, diciamo così, hai degli a cui ti ispiri, non solo fotografici, come è fatta la tua, di cultura visuale hai bisogno per fare questo lavoro? Allora, intanto cerco di non vedere cose brutte, quindi tutto ciò che è fornace di cose brutte lo elimino. A volte gli amici si offendono perché non li seguo su Facebook, oppure tutto ciò che mi inonda di cose brutte, no, perché penso che noi siamo ciò di cui ci nutriamo, sia come cibo, sia anche a livello di immagini, e se vedi foto brutte puoi rovinarti l'occhio in qualche modo. Quindi ho una sorta di Una buona dieta, insomma, lateralità ci nel vuole. mantenere questo. Al di là di questo, posso dirti, non ho modelli. Credo che sia molto rischioso per un post-produttore averli, o per uno sviluppatore, se vogliamo dire, usare una parola che mi piace di più. Penso che sia molto pericoloso averli, per una ragione. Credo che il miglior complimento che mi sento fare come post-produttrice è che non ho uno stile. Cioè, chi guarda le mie foto post-prodotte non riconosce il mio stile come ritoccatrice o post-produttrice o sviluppatrice, ma riconosce lo stile del fotografo. Questo per me è molto Tu importante. sai che ci Avere un sono stati modello. grandi, grandi stampatori del passato che sono stati sospettati, accusati oppure di aver creato lo stile di alcuni grandi fotografi. Non facciamo nomi, ma insomma. Assolutamente sì, mi capita che alcuni fotografi vengano da me e mi dicano: mi aiuti a trovare il mio stile in E tu post-produzione? cosa gli Certo, rispondi? ti aiuto a farlo, certo che ti aiuto a farlo, però sarà il tuo, sarà unico, non sarà il mio stile che clono e riproduco in qualunque fotografo venga da me, sarà il tuo. Questa per me è una cosa fondamentale, per cui quali sono i miei modelli? Io guardo più di 100 mostre all'anno, vado al cinema una media di 8 volte al mese, andavo, questi sono numeri pre-Covid, ovviamente. Però questo, cioè mi inondo di miliardi di immagini. Una cosa che io faccio quando post-produco le immagini è che non voglio che guardando quella foto io tra 10 anni possa pensare che quello Ecco, scatto sia ormai fuori moda. Questo non lo voglio. sai, questo, stai dicendo una cosa che ha detto David Hockney, grande, grande artista, grande anche fotografo. Lui dice: fra un secolo guarderemo tutte le fotografie di oggi e diremo: beh, le troveremo tutte molto stile inizio del terzo millennio. Cioè, e questa in realtà, tu non pensi che questa credo che valga in realtà per tutta la storia della fotografia, cioè la presenza di certi strumenti influenza il gusto Sì, di un'epoca assolutamente. e attraversa lo stile di tanti autori perché c'è poco da fare, lo strumento influenza il risultato, ma in questo caso con la potenza dei mezzi che abbiamo adesso di fotoritocco, questa cosa non, cioè, non si rivelerà un po' troppo pesante, non avremo uno stile, questo stile di inizio terzo millennio non sarà lo stile di un software, non sarà lo stile Photoshop o È un Lightroom. rischio reale, è un rischio reale. Abbiamo vissuto anni inondati di chiarezza e di HDR, menziono effetti che la gente ha visto abusati in tutti i modi. Se vediamo una foto flu, pensiamo subito a David Hamilton e a quegli anni lì. Cioè, ci sono degli effetti che in qualche modo hanno marchiato delle epoche ed è importante che un post-produttore le conosca perché deve in qualche modo anche rifarcisi a volte a questi effetti. Però è importante secondo me uscirne, cioè io sono molto orgogliosa che molti miei lavori di post-produzione, ma anche come fotografa, per esempio, alcune aziende, anche autori, li utilizzano a distanza di 10-15 anni. Ci sono aziende che continuano a riutilizzare le stesse foto fatte da me 15 anni fa perché ancora non sono passate di moda. E per me questo è un grande segno, cioè andare al di là del tempo. Però allo stesso tempo sono cose che vanno conosciute. Paolo, condividi il mio schermo che faccio vedere una cosa. Per esempio, qualche anno fa mi è capitato un lavoro importante per un fotografo straordinario, che è Elliot Erwitt,
Era un lavoro per una grande mostra, era una mostra con 170 opere al Museo del San Domenico a Forlì, era una mostra organizzata da Sud-Est 57, che è una realtà enorme in Italia, che fa mostre meravigliose per i più grandi autori che capitano nel nostro paese. E niente, ho avuto l'onore di postprodurre alcune delle sue opere. Le opere di Elliot Erwitt in Italia vengono stampate dallo studio Bernet. Tra l'altro ti saluto Roberto, mi ero dimenticata di dirtelo. Roberto ti saluta, grandissimo stampatore che abbiamo in Italia. Lui spesso mi coinvolge nei lavori che stampa per grandi autori. Questo è stato uno di quelli. Allora, in questo caso mi è stato chiesto di postprodurre questa immagine ed altre immagini di Elliot Erwitt. E non posso mostrare il prima in questo caso perché sono foto iconiche, insomma, non vogliamo. Però è stato un lavoro importante perché devo dire che ho potuto farlo grazie a quello che mi ha insegnato George Tage. George Tage è un altro grande autore con il quale lavoro. Questa è una foto fatta con il telefono della sua camera oscura. Lui spesso mi ha fatto partecipare mentre stampa in camera oscura. Devo dire che grazie a quello che ho imparato vedendolo stampare, ho potuto post-produrre queste immagini. Perché quando post-produci foto del genere, così iconiche, che fanno parte dell'immaginario di ognuno, ci sono anche delle linee guida molto restrittive, devi di fatto fare quello che si sarebbe potuto fare in camera oscura. E quindi devi sapere cosa si può fare in camera oscura. Non puoi ritoccare o lavorare questa immagine come se fosse contemporanea. Finirebbe la magia. Quindi le epoche, le mode nella post-produzione o nella camera oscura. Bisogna essere cauti nell'usarle, ma va anche saputo quando usarle e bisogna conoscerle, quindi. Ci può essere una tentazione di strafare, dici? Assolutamente sì. Viene un po' di senso di onnipotenza quando si sta davanti a Photoshop, è Quando molto hai difficile degli strumenti molto potenti, rischi che ti prendano la mano. Senti, a proposito del paragone tra l'era analogica, vuol dire l'accordatore di fotografie, prima che inventassimo questi strumenti, era, diciamo, un mestiere che doveva molto alla, diciamo, un po' all'orecchio musicale, perfetto, no? Cioè, sì, c'era molta manualità, molta tecnica, ma c'era una specie di occhio clinico, di capacità quasi artigianale nell'intuire. Io vorrei capire se quanto c'è ancora di questo intuito, di questo andare un po' a naso, insomma, a gusto, e quanto invece molto è affidato agli strumenti di misurazione. Gli strumenti di misurazione, i numeri, le cifre, gli istogrammi, insomma. Allora, bella domanda anche questa. Allora, il post-produttore o lo sviluppatore di negativi fotografici digitali è una figura sicuramente molto tecnica, deve avere competenze molto alte. Spesso si pensa che sappia solo di Photoshop, non esiste questa cosa, devi sapere benissimo come funziona la fase di scatto, devi sapere benissimo come funziona la stampa. Perfino l'ottimizzazione per il web, se non sai il prima e il dopo, non puoi essere un bravo post-produttore, è impossibile. Quindi, intanto, le competenze sono molto ampie da tutti i punti di vista, però quelle sono il mezzo, non sono il fine. Le misurazioni, gli strumenti che utilizziamo sono quello su cui si basa, quello su cui fondiamo il senso che vogliamo dare alla foto. E quindi una volta che abbiamo capito in che direzione andare, è fondamentale che sappiamo come arrivarci in quella direzione. Quindi da un punto di vista tecnico posso dire sì, ho competenze tecniche molto alte, posso post-produrre una foto a colori su un monitor in bianco e nero, per esempio, perché so leggere i numeri, ma ti posso anche dire che ho bisogno di vederla a colori, perché non saprei interpretarla, non la sentirei, cioè sarebbe un lavoro meramente tecnico, manuale, che allora a quel punto potrebbe farla chiunque, anche i poverini scontornatori indiani massacrati nei loro lavori ripetitivi. Se la post-produzione fosse tutta lì, basterebbe una figura meramente tecnica, ma non è così. In realtà l'interpretazione è molto, cioè prima abbiamo visto la foto di Paggetti, no? Siccome a volte si può rimanere quasi scandalizzati, no? Da esempi del genere, dove si vede una mano così importante del post-produttore. Io voglio far vedere una cosa che Paolo adesso condividerà. C'è questa foto, si vede male. Ok, va bene, l'apriamo così. Allora, questa foto qui è una foto famosissima di Salgado e questo è l'originale, ok? Allora,
quella cosa che abbiamo visto prima di Paggetti è all'ordine del giorno, cioè si è sempre fatta e si faceva anche in camera oscura. Quindi anche noi, Salgado, in una foto che poi è stata sviluppata in camera oscura, poi l'ha sviluppata lui, l'ha sviluppata qualcun altro, chi lo sa, non lo so onestamente, ma non è importante, cioè l'importante è che in qualche modo si riesca a capire guardando l'immagine dov'è che volesse andare. Anzi, questa per esempio della sovraesposizione è una tecnica che io insegno, è anche una tecnica di scatto, non è solo un errore addirittura. Quindi insomma, credevo che si recuperasse meglio una fotografia sottoesposta che una sovraesposta. Tanti lo pensano, è un grandissimo errore, questo è un peccato capitale. È un errore, va bene, mi ricrederò. Guarda, te lo dimostro. Qualche anno, siccome lo pensano tutti, purtroppo, quasi tutti, ti faccio vedere una foto che ho salvato dal cestino. Era una foto, di nuovo è di Franco, anche questa, è una foto che ho salvato dal cestino. Lui aveva fatto un lavoro per, non mi ricordo se Panorama, l'Espresso, non mi ricordo, e praticamente aveva fotografato questo autore, non mi ricordo il nome, il personaggio, e niente, e tra le varie foto ce n'era una che aveva scartato, ed era questa. Beh, lo capisco, eh. Lui l'aveva scartata, ma io quando l'ho vista ho detto, ehi, aspetta, perché l'hai scartata questa foto? E mi dice, no, Marianna, vabbè che sei brava, ma adesso cosa combiniamo? Miracoli. No, guarda che tu inconsapevolmente, ma hai applicato una tecnica che io insegno nei corsi, guarda che se stai chiaro è molto meglio che se stai scuro, dammi retta che quella foto viene bene. E lui un po' per sfida mi ha detto, sì, vabbè, adesso voglio vedere cosa ti inventi. E lui me la dà e il risultato è questo, cioè... È un paradosso, ma quella foto è scattata esattamente come andava. Marianna, lasciami dire che faccio fatica a crederci. Sì, guarda, te la faccio vedere prima e dopo che si vedono sovrapposte almeno, eccole. Ok, esattamente lo stesso fotogramma. Ovviamente poi lui ce l'aveva anche scattata bene, cioè si era subito accorto dell'errore e l'aveva riscattata giusta, ma non è quello il punto. Il punto è che paradossalmente questo è lo scatto giusto. So che è molto difficile da accettare perché tecnicamente si pensa che lo scatto sia lo scatto bello da vedere. Questo è un concetto completamente sbagliato. La foto deve essere bella da vedere se scatti in JPEG, perché deve essere pronta all'uso. Ma se scatti in RAW, non deve essere bella da vedere, deve essere buona da sviluppare. È un concetto completamente diverso. Allora, diremo come Paolo Conte che bisogna, Paolo Conte, che bisogna imparare a sbagliare da professionisti, insomma. Assolutamente sì, è un errore che io faccio commettere ai miei allievi in modo intenzionale, questo della sovraesposizione, quindi non è una sovraesposizione a casaccio, ma è intenzionale e porta risultati straordinari. Questa foto scattata in questo modo e post-prodotta così è molto più nitida della foto scattata giusta. Questo non finisce per viziare un po' l'autore che sa comunque che può permettersi una latitudine di errore molto ampia? Non è una latitudine, si recupera. È una scelta. Cioè, il problema è che il digitale ci ha un po' rovinati, perché purtroppo il fotografo, che cosa succede? Vede subito la foto, no? E quindi c'è un po' quell'effetto Polaroid per cui la foto deve essere pronta, perché è una questione di orgoglio, perché la devi far vedere, perché il cliente te la chiede, perché il tipo vuole vederla. Ma questo è profondamente sbagliato. Cioè, guarda, ti faccio vedere questo. Questo è una foto, ok, Ansel Adams davanti a due stampe sue, la stessa identica, Moonrise Hernandez, stampato in due modi diversi, è un esempio famosissimo. Allora, la Ansel Adams non prendeva le sue foto, le portava a sviluppare al service al volo, se non avesse fatto la stampa si sarebbe persa una parte enorme del suo lavoro, e la stampa di allora è quella che oggi è la post-produzione. Quello step è fondamentale, non è una questione scatto male perché poi recupero, no, scatto come penso che i dati possano essere meglio lavorati in post-produzione e poi post-produco. Per esempio in post-produzione si lavora molto meglio con file scattati sovraesposti, poco contrastati, è inutile preoccuparsi del bilanciamento del bianco, addirittura è un errore preoccuparsi del bilanciamento del bianco perché va a sballare l'istogramma, l'avvertimento alle luci, tutta una serie di dati. Quindi in realtà ti posso dire che una foto tecnicamente corretta da fotocamera digitale, non da negativo, ma da fotocamera digitale, appare necessariamente, se è scattata bene tecnicamente appare con colori sbagliati, appare come molto sovraesposta e poco contrastata. Ora, un'immagine di quel tipo sarebbe una schifezza. Ora, grazie a Dio, sono spesso invitata come giurato in molti concorsi internazionali
per cui posso difenderle queste immagini, perché spesso, vista dal di fuori, nelle giurie, no, dei concorsi fotografici, si vede il premio e poi dici, oh mio Dio, ma questo l'ha stravolta la foto. No, quella è una foto tecnicamente corretta, cioè purtroppo una foto scattata giusta è sbagliata se scatti in RAW. Senti, questo è un concetto che molti non hanno. Questo esempio di Ansel Adams, famosissimo, con i due Moonrise. Io ho sempre pensato di questa foto che, d'accordo, finché è una foto, dipende da che genere pensiamo, se è finché è una fotografia, diciamo, d'autore, una fotografia, ma se fosse una foto fotogiornalistica, no? E qui questo fosse, avremmo cambiato l'orario della giornata, no? Cambiare l'orario della giornata in una fotografia di giornalismo può essere molto importante, no? Se un evento è successo alle 4 del pomeriggio, come nella foto a sinistra, sì, o diciamo verso le 9 di sera, come nella foto a destra, può essere una... E allora voglio dire, in fondo, quali limiti, cioè tu tieni conto anche di questo, cioè della destinazione dell'immagine quando cominci a lavorare. È importantissimo. Non solo ci sono delle regole in base al genere fotografico, quindi nella fotografia pubblicitaria non ci sono regole, si fa letteralmente di tutto, qualsiasi cosa, nel fotogiornalismo o nella foto scientifica ci sono delle regole invece molto rigide e molto specifiche. Ma non è solo questo, si deve tenere conto anche dove quell'immagine finisce in modo più specifico. Per esempio, io non post-produco una foto di un fotogiornalista in modo casuale. Ricordo che Paggetti rimase molto colpito quando dovevo lavorare la prima foto per lui, perché mi disse: tu sei l'unica che mi ha chiesto di cosa parlasse l'articolo e in che rivista finisse quella foto che stavi lavorando. Non me lo chiede mai nessuno, si preoccupano tutti solo di post-produrla, di farla bella, ma invece no, è fondamentale. Non solo per un post-produttore, uno sviluppatore, se quella foto finisce su Panorama va post-prodotta in uno stile. È un paradosso, ma è così. Se finisce sul Time ha un altro stile, se finisce su The New Yorker ha un altro stile ancora, se la mandi al WordPress Photo quasi tutti le ripost producono le foto per il WordPress Photo. C'è stato un caso, ci sono stati casi importanti su questo, no? Per il fotogiornalismo, esatto. Quindi il post-produttore deve sapere dove quella foto finisce. Ho una foto carina da farti vedere, che non è mia ma interessante, è il caso di O.J. Simpson di qualche anno fa, magari non tutti lo sanno. Allora, qualche anno fa, era il 93-94, non mi ricordo, uscì questa foto in copertina di due riviste molto importanti, il Time e Newsweek, e uscì fuori una bufera, perché queste due riviste affiancate mostravano una pelle diversa, una delle due era più nera, era più di colore, no? Ora, uscì fuori una bufera micidiale. Sì, perché Time fu accusato di avere insistito troppo sulla negritudine ha rafforzato la pelle di colore di quest'autore, intendeva manipolare l'informazione in un certo modo. Uscirono cose di questo tipo che mostravano l'originale della foto segnaletica con le due riviste, dove si vedeva che entrambe avevano scurito la foto del povero J. Simpson, povero tra virgolette, ma il Time l'aveva scurita ancora di più. Ora, è un mega paradosso, perché questa è una grandissima presa in giro, perché nemmeno questo è l'originale. Cioè, la foto di J. Simpson segnaletica, ora, la sua pelle ha qualcosa che somiglia di più a questo colore piuttosto che a quello, quindi la foto segnaletica era a sua volta una mistificazione. Le due versioni avevano cose diverse, avevano stili diversi. Sicuramente il povero post-produttore in quel caso fu chiamato in causa, perché il Time dovette giustificarsi pubblicamente che quella cosa non aveva ovviamente accezioni razziali in alcun modo. Il povero post-produttore disse: io ho seguito il mio stile, ho semplicemente dato un po' di drammaticità all'immagine, l'ho contrastata, ma non c'erano accezioni razziste in quello che ho fatto. Ora, questo perché lo faccio vedere? Perché fa vedere quanto la verità sia labile e comunque tutte le informazioni vengono continuamente manipolate. E tuttavia, scusa se ti interrompo, è un argomento che mi sta molto a cuore, non tutte le manipolazioni sono uguali, non tutte, diciamo così, che la fotografia in una certa misura menta è quasi inevitabile, no? Perché non è la realtà e quindi è una traduzione. Però naturalmente può da 0 a N ci sono tante sfumature diverse, no? Quindi
bisogna sapere dove fermarsi, no? Bisogna sapere. E io credo che ci siano delle scelte anche molto difficili, cioè una foto scattata di sera con una forte dominante rossa, per esempio, preferisci che si veda bene il colore della bandiera dei rivoltosi che stanno assaltando il Parlamento, o quindi oppure preferisci che si veda che è il tramonto che aveva quelle certe tonalità? Devi fare delle scelte che sono anche delle scelte di comunicazione, cioè cambi il messaggio, no? Devi scegliere il messaggio, devi scegliere il racconto. Assolutamente stravolgi il messaggio, sì, lo stravolgi, devi sapere qual è l'informazione importante. Esattamente. Cioè, facciamo un esempio, c'è una donna con un vestito rosso in un tramonto, ok, l'informazione importante può essere che è il tramonto, e allora mantieni il tramonto anche se la gonna diventa di un colore che non si sa cos'è, immaginiamo una gonna verde, ok, perché rosso con rosso non renderebbe, ok, quindi la gonna diventa in realtà di un colore che non è più verde, ma non è importante ai fini della notizia, e allora va mantenuta l'orario del giorno. In altri casi può essere che invece è importante il colore verde della gonna, perché rappresenta un'etnia, un credo religioso, un'appartenenza, e allora cambiandola si stravolge un dato fondamentale di quella foto. In altri casi vanno mantenuti entrambi. Un post-produttore deve sapere quali sono le informazioni importanti. Non sappiamo tutto, cioè lo chiediamo, lo cerchiamo. Ho ritrovato una nota di un fotografo di qualche tempo fa che mi aveva dato delle indicazioni, mi diceva: guarda, questa foto è stata scattata qui, in questo contesto politico, era successo questo, guarda che finisce su quella rivista, quindi non andare duro di fotogiornalismo come stile, falla un pochino più glam, ma non troppo, perché è comunque fotogiornalismo. Cioè, ok, queste sono le indicazioni di cui abbiamo bisogno, poi è ovvio se andiamo a documentare. Io un esempio che dico è: se si può cambiare tutto in una fotografia, ma se cambi se un verde diventa un azzurro, l'assalto all'ambasciata francese diventa l'assalto all'ambasciata italiana, insomma, sì, in una bandiera, no? Sì. Però ci sono anche volte in cui lo stravolgimento dei colori può essere utile. Io vi faccio vedere un altro caso che è interessante, sempre di Franco. Stasera bombardiamo lui, perché è un fotogiornalista. Lo ringraziamo moltissimo. Sì, lo ringrazio tantissimo, perché è una persona di una generosità immensa. Lo adoro, è tanto burbero quanto straordinario, a volte sembra un po' orso, ma invece è una persona di una generosità e di una verità che è molto rara, devo dire. Allora, questo è un altro lavoro interessante, dove il colore è stato manipolato, ma in modo lecito. Ora ve lo faccio vedere. Allora, c'erano queste foto qua, Paolo, fai vedere, grazie. Allora, c'erano queste foto, Franco le aveva scartate. Questa è già una selezione, ovviamente, ma Franco le aveva scartate. Io arrivo nel suo studio e trovo tutti questi provini che c'erano lì, li chiamiamo provini, insomma, erano le miniature della card, no? Arrivo nel suo studio e gli dico: Franco, wow, ma queste foto sono straordinarie. E lui mi dice: no, guarda, lascia perdere, per carità, una schifezza, era notte, la guerra, stavo in Iraq, le bombe, tutte scure, tutte mosse, cioè, guarda, per carità, non mi piacciono per niente. Ma no, guarda che sono straordinarie. E lui si ferma e mi fa: ma lo sai che ieri c'era Chris Anderson qui e mi ha selezionato le stesse foto che mi stai dicendo tu che sono straordinarie? E ho detto: ok, e lavoriamole. E lui mi fa: no, ma guarda, ma non si capisce, no? Ma non... E io le trovavo molto iconiche, invece, perché anche questa foto dei soldati mi sembravano, no, i soldatini di piombo, trovavo che dicessero tutto quello che si doveva dire sulla guerra. E allora le ho lavorate. E le ho lavorate così. Questo è un caso in cui il colore è stato manipolato di queste foto, intenzionalmente manipolato. Ora, qual è il punto? Che il colore in questo caso restituisce meglio la realtà. Era notte, intanto si capisce finalmente che era notte, perché quelle di prima sembravano solo foto sottoesposte. Sono state tra l'altro tra le foto che ha venduto di più, devo dire, sono state apprezzatissime, quindi grazie a Chris Anderson e a me che abbiamo insistito. Ovviamente la post-produzione le ha rese più uniformi, sia nei colori sia nello stile. Il colore non era importante in queste foto, non c'erano colori che andavano a raccontare qualcosa di indispensabile, quindi l'informazione del dire è notte era più importante di tutto il resto, di una resa fedele delle giubbe o delle divise o di altre cose. E questo è stato un grande lavoro, cioè alla fine, se vogliamo, è un fake, perché le foto non erano blu, ma in realtà erano blu. Però adesso permettimi di andare alla domanda, quella davvero scottante, cioè, non sei obbligato a farmi nomi, anzi non me li farai sicuramente, ma
togliere, aggiungere, clonare, togliere un dettaglio, togliere una mano, togliere un piede, un oggetto, una lattina di Coca-Cola. Te lo chiedono, lo fai, lo ritieni lecito? In quali casi lo ritieni lecito? In quali no? Hai mai rifiutato di fare, di togliere qualcosa o di aggiungere qualcosa, clonare per un motivo, diciamo, di rispetto etico? Allora, sì a tutto quello che hai detto, cioè mi è stato chiesto di tutto, quando dico di tutto intendo dire di tutto, io a volte faccio ridere perché tipo mi ritorna in mente quel tipo che anni fa non era un fotografo, mi chiese di cambiargli i numeri della bolletta, no? Proprio anzi che aveva paura della moglie, ora non l'ho Questo fatto è quel un lavoro, no? avversario Ora, proprio. quando i lavori sono illeciti e si capisce che lo sono, perché si capisce, non li faccio, non mi piace farli, però mi piace trovare una soluzione, cioè credo che un fornitore in qualche modo debba trovare una soluzione, non creare problemi. E quindi quando mi viene chiesto qualcosa di illecito, trovo il modo di renderlo lecito, cioè a volte, per esempio, i fotografi pensano che un crop sia l'unica soluzione, un taglio di un'immagine, a volte pensano che togliere quella cosa sia l'unica soluzione, si può lavorare in altro modo, cioè si può fare che quella cosa resti visibile, ma non distragga, non sia invasiva, non sia importante. Poi è logico, c'è un discorso ampio da fare, cioè, mi viene in mente per dire un altro caso fotogiornalistico che ha fatto tanto scandalo, no? Qualche anno fa, l'esempio La della telecamera famosa. foto, questa dell'AP Narciso Contreras, La tolse telecamera la di videocamera Contreras. dell'operatore, no? Ora, non si può fare questo, lui si autodenunciò, fu espulso, no? Dalla faccia della terra per questa cosa, lui si autodenunciò, si sa che non si può fare, non si possono rimuovere cose. Ora, è giusto che ci siano delle regole, perché chiaramente se non si mettono le regole sarebbe la fine del mondo, però io tutte le volte che guardo questa foto mi chiedo che forse la rimozione delle parti e componenti del fotografo sia tra le meno gravi, per una cosa semplice, perché tanto quel tipo che stava lì non era solo, quantomeno c'era il fotografo e quello lo sappiamo, cioè l'implicità, cioè è implicito che non c'era il Quella fotografo. telecamera inquadrata fa capire che ci sono i media sul campo. Sì, Certo, uno lo dovrebbe certo, sapere per il questo solo fatto fatto a che c'è la modo, quantomeno, no? Quindi la trovo, come dire, una cosa meno grave. E per questo mi piace sempre far vedere un'altra foto che io ce l'ho in casa, fine arte, ne sono molto orgogliosa. Questa foto famosissima, no? Di Dorothea Lange, no? È un caso che in qualche modo è simile a quello che abbiamo appena visto. Perché è una delle foto più famose della storia del fotogiornalismo. È una foto che racconta la Grande Depressione, scattata nel 1936. Ok, allora anche lei qui ha rimosso se stessa. C'è in questa parte del fotogramma, c'è il suo dito. Un Si vede pollice. bene dal provino originale, no? Si vede il dito della fotografa che stava scostando la tenda, probabilmente, no? Lei l'ha voluto rimuovere, infatti aveva nascosto il negativo, insomma, cioè, poi è rivenuto a galla. Ora, è rimosso, devo dire, in un modo in cui ce n'è traccia. Credo che quello che sia l'importante, cioè se in qualche modo nascondi qualcosa o lo camuffi, deve essere identificabile da chi guarda la foto che tu l'hai fatto. Un po' come quando si restaurano i dipinti nelle chiese, la parte che è restaurata si deve vedere che è restaurata ed è una tecnica più nuova, tra virgolette, rispetto al passato che invece si ripitturava sopra. Se si rimuove qualcosa, fin tanto che rimane trasparente quello che tu hai fatto. Secondo me è lecita ed è importante, cioè lei in questo caso l'aveva in qualche modo reso più trasparente il dito, ma rimane, si vede che c'era. Non è più una distrazione, ma diventa non certo una bugia nel guardare questa foto, cioè è più sottile la differenza, secondo me. Certo, E bisogna sapere sì. fare questo, quindi io spesso sono conservativa, cioè non evito quando mi chiedono clona, cosa, sposta, io evito di fare quelle robe e dico: ma perché non facciamo così? Guarda che basta, è sufficiente, non facciamo un illecito, è importante. Secondo te questo tipo di regole si possono condensare in dei codici etici oppure è una cosa che si bisogna per forza vedere caso per caso? Questa è una domanda, guarda, di una difficoltà, ragazzo, ci sono, tu me la fai perché lo sai bene quanto è difficile rispondere a questa domanda, lo sai benissimo. Allora, ci si sta Io ti dico provando. la mia, io sono per il caso per caso, trovo che tutti i codici etici e le normative siano sempre troppo rigide e scappa sempre qualcosa nel troppo e nel poco, insomma. Allora, tu l'altra volta mi hai detto una cosa bellissima, no? È una cosa stupenda, mi è piaciuta un sacco. Tu mi hai detto, secondo me la regola è che se un fotografo è disposto a dire quello che ha fatto, allora che lo faccia. Se
se non è disposto a dire che l'ha fatto, allora è meglio che non lo faccia. E questa credo è una che regola, questa cosa, diciamo, che ti hai detto, preliminare, sì, no? Sì. Riassume sì. Molto bene tutto. Al di là di questo, è logico che delle regole bisogna darsele, perché altrimenti non se ne verrebbe fuori. Il problema è che regole troppo rigide stanno mutilando molto la fotografia. Ormai da qualche anno hanno anche vietato addirittura la vignettatura. Ora, non dico la vignettatura a nero che va proprio a coprire sì, delle cose, ma un da lieve 3 o 4 anni, per esempio, ci sono delle regole per il WordPress Photo molto precise, molto dettagliate, ma a mio parere anche molto singolari, perché non, ci, quali certo, sono, perché qual è questa il limite di una tradizione. desaturazione? Qual è il limite? Posso desaturare non posso cambiare la tonalità, però posso prendere una foto a colori, desaturarla completamente e fare un bianco e nero, ma perché il bianco e nero è culturale, mi è stato risposto, e invece la desaturazione non è, è invece ancora concepita come naturale, ma qui siamo davvero in un labirinto, no? Allora, secondo me nei giornali è importante che ci sia in qualche modo una regola, perché altrimenti non saprebbero più cosa pubblicano, quindi ci devono essere delle regole. Secondo me nel fotogiornalismo in senso ampio e anche nei concorsi fotografici è importante che in qualche modo venga consegnato il RAW, che ci sia una giuria anche tecnica che sia in grado di giudicare cosa è legittimo e cosa non lo è di quello che è stato fatto, perché altrimenti si rischia di sconfinare. Un po' il vedere caso per caso è importante, perché comunque cioè, ci sono troppi elementi in un'immagine, troppi elementi che sono cruciali, che sono informativi, che non puoi stravolgere. E, cioè, a volte una piccola modifica invisibile è assolutamente illecita e immorale, e mentre un grande stravolgimento, tipo quello che ho fatto prima a vedere della foto quasi bianca, è del tutto legittimo, perché quelli sono dati che c'erano lì, non è stato spostato nulla, eppure una giuria meno tecnica e preparata, vedendo il prima e dopo, sarebbe in difficoltà nel dire quale delle due foto sia più legittima delle altre nella riproduzione del vero, no? Beh, io credo che ci sia anche una specie di psicosi, anche qui nel troppo e nel poco. È evidente, il solo nome Photoshop è diventato, si può scrivere anche con la minuscola ormai, perché è diventata una parola del linguaggio comune, no? E purtroppo l'hai diventata nel senso di essere un sinonimo di taroccamento, no? La foto photoshoppata, beh, tutte le foto sono photoshoppate o lightroomizzate è evidente, quindi non è che il pure e semplice applicare una tecnica di post-produzione sia taroccare, ma questo è passato nel luogo comune, cioè qualsiasi, è diventata una parola sospetta, no? E addirittura è diventato il sinonimo dello strumento che ha introdotto la menzogna nella fotografia, come se esistesse una fotografia analogica pura e vergine e una fotografia digitale menzognera e diciamo ruffiana. Sì, non è così, no? Come si può fare per cambiare? C'è una responsabilità forse anche iniziale, no? Di una certa eccessiva ubriacatura, forse, che dei primi tempi in cui si poteva fare tutto e quindi lo si faceva. È così, non pensi che sia così? Allora, un problema è che Photoshop da anni viene menzionato dalle riviste quasi solo per parlare di fake. Quindi per le persone, per l'immaginario collettivo, Photoshop è sinonimo di finzione, di taroccamento, di camuffa, di truffa, ok? Esattamente. E penso che anche per questo, io li capisco i fotografi quando a volte non vogliono citare il post-produttore, li capisco, perché citando il post-produttore è come se mettessi, sbandierassi il fatto che la foto l'hai post-prodotta e in quanto tale la foto è taroccata. Cioè bisogna spiegare un sacco di cose alla gente perché capisca che in realtà non è così. Ora, in realtà non è così, però, quindi la post-produzione è una fase di sviluppo, è una fase imprescindibile, perché abbiamo detto il RAW è una fase e lo sviluppo dell'immagine è un'altra fase, quindi non ha a che fare con il tarocco, ha a che fare con l'interpretazione di un'immagine e a volte anche ha a che fare con esigenze tecniche. Ti faccio vedere un esempio. Paolo, condividi il mio schermo. Allora, per favore, tesoro, grazie. Allora, ti faccio vedere un esempio. In questo caso sono foto non fotogiornalistiche, sono foto di Ivan Sarfatti. Siamo ad uno spettacolo del Cirque du Soleil. Allora, questo è un RAW originale, non manipolato, quindi come si vede il fotografo sa scattare bene, come mille altre foto di grandi autori, insomma, non c'è nessun problema tecnico. Qual era il problema, però? Il Cirque du Soleil in quel caso ci chiese proprio espressamente, in quel caso eravamo insieme sul set, se vogliamo dire, eravamo su una nave insieme, e il Cirque ci disse: guardate, allora ci mancano queste foto di questo momento dello spettacolo,
e quindi ci diede le fasi che mancavano dello spettacolo. E poi ci diede un'altra lista e ci disse: però mi raccomando, non scattate quando ci sono le luci rosse e quando ci sono le luci blu, perché le foto non vengono, l'abbiamo visto con migliaia di altri fotografi prima di voi, quindi non fate le foto in quei momenti. Abbiamo visto che le foto coincidevano, cioè purtroppo le foto dello spettacolo che gli mancavano erano proprio quelle con le luci rosse e blu, ahimè. Ora, ovviamente, io, per me è una sfida quando qualcuno mi dice che una cosa non si può fare, io no, vado a nozze, e ovviamente guardai Ivan e gli dissi: ma figuriamoci se non si possono fare le foto con le luci rosse e blu, ma stiamo scherzando, non ti preoccupare. Quindi in quel caso è stata una figata, perché facendo un gioco di squadra siamo riusciti a metterci d'accordo bene su come eseguire tecnicamente una piccola modifica in fase di scatto perché le foto fossero più adatte ad essere post prodotte. Le foto in effetti erano difficili perché scattate questo errore, in effetti erano difficili perché veniva fuori una ipersaturazione, no, della scena, e lo sappiamo che è così, non c'è soluzione in questo caso. Qual è la soluzione? Una buona post-produzione, appunto. Cioè, se la foto venisse fatta in JPEG non ci sarebbe soluzione. Con una foto sviluppata in RAW questo è il risultato. Quindi è una foto che diventa assolutamente tridimensionale e straordinaria. Poi qui devo dire, abbiamo anche un po' barato, siccome da un punto di vista compositivo non eravamo convinti del faretto troncato, abbiamo guadagnato un po' di spazio. Abbiamo inventato barato, un faretto. No? Vabbè, ce lo potevamo permettere, non è fotogiornalismo, è uno spettacolo. Perché diciamo che non cambia troppo le informazioni di questa fotografia. Ah sì, poi... E comunque abbiamo capito una cosa, che tu sei una che non si ferma col rosso, sei pericoloso. No, mi fermo, assolutamente. In macchina ti consiglierei di farlo, davanti allo schermo non ti fermi col rosso e va bene. Però è interessante vedere che abbiamo aggiunto il faretto ma non abbiamo rimosso la persona, questa persona a destra l'abbiamo semplicemente tagliata, perché in effetti non c'era bisogno di tenerla, non c'era bisogno di tagliarla, ma il faretto aggiungeva davvero un fascio di luce diverso al portamento, no? Poi uno questa immagine la vede statica, ma io c'ero, erano biglie impazzite queste, eh? Cioè già solo riuscire a congelare quello scatto in quella condizione è una roba veramente da stato di grazia, riuscire fotograficamente a farlo. Ivan in quel giorno era proprio sotto il palco addirittura, che è una posizione che non concedono mai, perché ha anni di collaborazione con questa... con questa grandissima istituzione che è il Cirque du Soleil, e quindi poteva avere anche questa posizione privilegiata. Però insomma, la post-produzione a volte è proprio necessaria. L'occhio umano, quando guarda questo spettacolo, vede le cose come nella foto di sinistra, non le vede come nella foto di destra, non le vede spappolate dal rosso. Quindi a volte la post-produzione è necessaria non solo per camuffare, ma per rendere la foto più vera, per renderla più realistica. È un bel dilemma, che cosa sia la verità della visione. Certo, più realistica, ho detto, ma infatti, perché... realistica forse è la cosa giusta, cioè la realtà, quello che noi interpretiamo come verosimile è la cosa che noi chiamiamo verosimile, insomma, quindi è la costruzione della nostra idea di credibilità, insomma. Sì, faccio vedere un altro esempio di una foto fatta... Nel frattempo, scusa, mentre cerchi la fotografia, vorrei dire che, visto che ci stiamo avviando verso la fine di questa nostra conversazione, però io vorrei che ci fosse uno spazio, se qualcuno volesse, so che abbiamo molte persone collegate in... se qualcuno volesse fare... Io non so se sono arrivate domande, posso... Appunto, se arriva qualche domanda, intanto sollecitarla, possiamo avere ancora una decina... Sono arrivate domande, aspettate che me ne leggo qualcuna, datemi un secondo... va bene. Maddalena Sabellin dice: le persone pensano che in analogico la foto era come scattata. Sì, e ride ovviamente, ha ragione, perché è una falsa illusione. Dino Sidoti, bravo allievo, fa foto di matrimonio. Lui dice: quando finisce la bravura di un fotografo e quando inizia la magia di chi sviluppa il file? Allora, la bravura del fotografo è la bravura del fotografo. Essere sul set è cosa diversa che stare davanti a un monitor. Io sono anche fotografa, ma sono fotografa di studio. Quando guardo le foto di Pagetti, di Ivan, anche Mario Cresci, che comunque fa foto più, se vogliamo, costruite, no? Per certi versi, però io non ero lì, la foto è la loro, cioè sono loro che hanno avuto l'idea, che erano sul posto a combattere, a piegare le gambe, a spostarsi fino a che non venisse fuori lo scatto giusto, la foto significativa, non giusta o sbagliata, ma significativa. Quindi quella cosa del fotografo è fondamentale. Il post-produttore che cosa fa? Prende
questi ingredienti magici che il fotografo porta a me, che sono una serie di ingredienti meravigliosi che lui ha scelto, quest'idea di questo piatto che lui vuole cucinare, questi ingredienti che mi ha scelto in modo sopraffino e io li cucino. E viene fuori la magia, ma in questo modo però non vorrei che la metafora traviasse, si cucina insieme. Non sono lo chef, io e loro sono quelli che vanno a fare la spesa. È un piatto veramente corale, si cucina insieme, perché la foto nasce dall'idea che a me viene, l'ispirazione che mi viene guardando l'immagine che loro mi consegnano, dal dialogo che abbiamo insieme, da tutto questo nasce la post-produzione. Quindi una foto insignificante rimane tale, non c'è modo che una buona post-produzione, per quanto straordinaria, possa rendere una foto insignificante significativa. Ecco, questo è un tipo di lavori che mi capita di, per esempio, di rifiutare quando mi arrivano e vogliono pagare una post-produzione, ma mi rendo conto che non c'è materia prima. Io onestamente non me la sento di farli tirare fuori centinaia di euro, migliaia, dipende dal lavoro. Io glielo dico e dico, secondo me questa foto non merita. Cioè, a volte magari si guarda... Esistono ancora le foto sbagliate? Esistono le foto sbagliate? Sì, secondo me l'errore più grande è quando una foto non è significativa. Quello è il peccato mortale. Cioè, avere una foto tecnicamente perfetta, insignificante, quello è il vero errore, secondo me. E lo dico da tecnica, lo dico, ma perché veramente è così? Cioè, crollerebbe la fotografia se si riducesse a tempi, diaframmi, Photoshop, cursori, ma di cosa parliamo? La foto deve essere significativa, deve avere un messaggio, deve avere qualcosa da dire, come diceva Giacomelli. Se ha qualcosa da dire, allora ha un senso. E a quel punto può nascere una magia, ma che in qualche modo è intonata dal fotografo, cioè l'accordo me lo dà lui, io non tirerei fuori niente se non ci fosse una buona materia prima, questo è fondamentale, cioè è assolutamente fondamentale. Mariano, ci sono altre domande? Sì, sì. Vediamo un po', allora, Daniele Uglioso chiede: molti sono convinti che si recuperano meglio le foto sottoesposte, con un amico litigato su questo, per lui... Ne abbiamo parlato prima, abbiamo già parlato, no ragazzi, è una questione tecnica, non si scappa, non è un'opinione, quando è un'opinione lo dico, che ci sono diverse scuole di pensiero, questa no, è una faccenda tecnica. Una foto sovraesposta, una quantità incommensurabile più di dati di una foto esposta giusta o di una foto sottoesposta, è una faccenda tecnica. Poi c'è un corso straordinario di 7 ore dove lo spiego, insomma, al di là della pubblicità voglio dirvi, insomma, è lunghetta la spiegazione, ma o vi fidate o venite al corso, c'è poco da fare, quindi vediamo ancora. No, non vedo altre domande, però se le volete fare sarei contento. Vi inviterei anche a fare domande a Smargiassi, perché è un grande... No, io so, io qui sono quello che le faccio, non so rispondere. Dai, mi sento delittuosa a perderti come opportunità. No, però te la posso fare io una domanda a te. Proviamo, non garantisco. Vabbè, ti posso chiedere per esempio... tu hai scritto questo libro favoloso che si chiama Un'autentica bugia, no? Io lo adoro, sì. Lo consiglio sempre, è un libro che secondo me ogni fotografo dovrebbe leggere. Grazie. Perché parla proprio di quel confine tra verità e bugia, no? Ti volevo chiedere, so che a volte anche tu, no, sei nei concorsi fotografici, nelle giurie, ok, mi puoi dire che effetto fa vedere questi prima e dopo? Sì. Beh, me ne parli un attimo, perché mi chiamano nelle giurie, ma io preciso sempre che io non sono un grande, non riesco a dare un giudizio di qualità tecnica dell'immagine. Copro l'area del, diciamo così, contenuto e rapporto fra le intenzioni del fotografo e il risultato, ecco, diciamo così. Però in effetti quello che dici tu è vero, mi capita molto di vedere i confronti tra noi chiediamo sempre, quando il regolamento lo prevede, chiediamo il RO, non lo guardiamo sempre, ma in qualche caso sì, e devo dire che in qualche caso sono davvero molto, molto scioccato, insomma, molto sorpreso, insomma, soprattutto nei casi in cui ovviamente il RO ha i colori e il fotografo ha scelto di rappresentare il suo racconto in bianco e di raccontare in bianco e nero, insomma, le differenze sono davvero molto, molto forti e spesso
E poi mi dico, ma in fondo io non sto guardando, io sto guardando gli appunti sul taccuino del Bravo, fotografo, no? bravo. E quindi non, quello che conta non è tanto giudicare se ha preso gli appunti bene, ma che cosa ha fatto con quegli appunti rispetto al scopo che aveva. Perché può aver superato qualche confine che non doveva superare, ma di per sé il solo fatto che abbia riordinato gli appunti non deve essere un elemento di scandalo. Ecco. No. Il problema è a che cosa serviva quella foto, che cosa doveva raccontare, per chi, come, con quali informazioni. E per questo mi risulta molto difficile giudicare fotografie in un concorso senza sapere, così nel vuoto, senza sapere quale forma finale dovrebbero avere, cioè queste foto a cosa servono? Sono nel concorso, per esempio, del National Geographic e io mi devo sempre ripetere, devo giudicare questa foto come se fossi il photo editor che la deve mettere sulla rivista. Bravi. E me la deve mettere sulla rivista con accanto un testo di che spiega, sì, questi elefanti qui cosa fanno, questi insetti come vivono, eccetera, eccetera. Allora, rispetto a quella funzione, a quella, quel contesto, a quella funzione, questa foto è utile, serve, fa il suo dovere, questo mi devo chiedere, perché altrimenti se mi fermo semplicemente al primo e dopo, in effetti può essere fuorviante. Può essere fuorviante, sì, però bello quello che hai detto, bello e sono contenta che appunto si guardino in questo modo le foto. È arrivata una domanda bellissima. C'è Bellissimo. Stefano Chiantaretto che chiede: secondo noi è stata più veloce l'evoluzione del mezzo rispetto all'evoluzione culturale in fotografia? È È davvero una domanda bellissima. una domanda stupenda. Forza, Vai tu forza. e poi mi accodo. Io credo un po' di sì, nel senso che, come dicevo prima, c'è stata un'ubriacatura degli strumenti, no? C'è stato un periodo che io credo che stia terminando, anche perché stanno entrando in campo i professionisti, come te, come altri. Un periodo in cui, diciamo così, molti fotografi non sapevano bene cosa fare, ma sapevano benissimo come farlo. E che ci riporta un po' ai primordi della fotografia, quando subito nel 1839, pochi giorni dopo, poche ore dopo la comunicazione al mondo dell'invenzione delle sue specifiche tecniche, le strade di Parigi erano già piene di gente con le scatole di legno, ecco, che non facevano fotografie a qualcosa, facevano fotografie e basta, erano innamorati del fatto di fare fotografie, che venisse qualche cosa, del fatto di poter creare. Ecco, credo che ci sia stata un'ubriacatura iniziale su questo, del portento, quante cose, una specie di superomismo fotografico, perché si poteva fare di tutto. Ora ci si accorge che la cosa più bella che si può fare è, si può fare di tutto e anche molto poco. Ecco. Puoi fare tante cose che è perfino niente. Ecco, io credo che sia E perché questo niente, assolutamente. che sia il gradino culturale che si debba. Non so se lo abbiamo. Tu cosa dici? Abbiamo cominciato a superarlo questo gradino? Allora, io penso che se si sta iniziando a superare questo gap, perché questo gap c'è stato sicuramente tra fenomeno immaginario collettivo e potenza del mezzo, se lo stiamo superando è grazie a una divulgazione di qualità, che è la ragione per cui da una vita leggo e amo fotografia, quello che il blog che hai su Troppo Repubblico. Perché buono. purtroppo se continuiamo a far parlare di fotografia giornalisti che non ne sanno niente di fotografia, si continuerà a avere lo scoop sull'errore di Photoshop, sulla photoshoppata, sullo scandaletto. Ma la fotografia non è questo, e quindi è bellissimo quando leggo nel tuo blog che racconti tutti questi retroscena. Sei uno che per fortuna nei suoi articoli pone più domande che risposte, devo dire. E questo è importantissimo, cioè di fotografia è giusto che ne parlino anche fotografi o persone competenti in fotografia. Non è quasi mai così, No, io purtroppo. devo dire che io Quindi benissimo che facciamo queste cose di devo divulgazione. dire che in questi anni ho incontrato a volte molta disponibilità, a volte anche qualche permalosaggine, cioè, ci si sente qualche fotografo che se l'è presa un po' per la scoperta degli altarini, insomma. Per cui non è fa io credo che
credo che la cultura fotografica ci guadagnerebbe molto se i fotografi fossero, se tutti i fotografi fossero disposti appunto a dire quello che fanno e come lo fanno, insomma, Assolutamente. senza paura, senza il timore che questo voglia dire una diminuzione della loro Screditamento, bravura, assolutamente. credibilità, autorialità. Ecco, non, credo che Assolutamente. non diminuirebbe assolutamente, ma formeremo un pubblico capace di giudicare meglio, perché altrimenti davvero il rischio è che qualsiasi modifica viene interpretata come sospetta o malintenzionata, mentre non è così, insomma, No. dipende per che cosa, per come, dipende più. La malizia non sta nello strumento, la malizia sta semmai nelle intenzioni. E allora credo che scoprire le proprie intenzioni sia la cosa migliore che si possa fare per evitare di essere accusati di qualcosa, insomma. Assolutamente, assolutamente sono convinta e condivido quello che dici. Vorrei anche dire un'altra cosa, no? Prima abbiamo visto due casi più eclatanti, no? La post-produzione, quella di Paggetti in bianco e nero, e poi quella di Salgado, no? Alcuni potrebbero obiettare che però Salgado aveva deciso lui come fare le cose, no? E poi in post-produzione l'ha fatte o l'ha fatte fare, mentre in quel caso sono stata io a interpretare l'immagine. Ora, Paolo, ti chiederei di condividere il mio schermo. Ci sono delle note molto famose di Avedon sui suoi provini, no? Dove lasciava delle note accuratissime e maniacali su come una foto andasse post-prodotta, no? Pochi sanno, per esempio, che a lasciare queste note in realtà non era Avedon, ma era il direttore dello studio di Avedon, che era un certo Rudy Hoffman. Era lui che le metteva queste note. Questo per dire che ancora stiamo qui a dirci perché in analogico era diverso. No, è stato sempre allo stesso modo. Cioè, alla fine, molte grandi foto sono un lavoro di squadra, sono il risultato di più occhi. Lo stesso Holgersson, che ho conosciuto qualche anno fa, Peter Holgersson, straordinario fotografo di reportage, ha vinto il WordPress Photo nel 2014, qui ci siamo io e lui in un evento in Italia, l'ho invitato, lui ha vinto il WordPress Photo e varie altre cose, vari altri premi a livello internazionale con un lavoro meraviglioso sullo sport, una sportiva malata di cancro, un lavoro veramente incredibile. Allora, lui è una figura molto tecnica, è preparatissimo, si inventa di tutto a livello di scatto, lenti, ha usato per il reportage un basculante, figuriamoci, no? Però lui mi diceva, io ho vinto il WordPress Photo con un editing fatto da altri. Io mi sono fatto fare l'editing da tanti fotografi e ho cercato poi di trovare quella giusta. È arrivata un'altra domanda. No. Scusate, non è arrivata un'altra domanda. Mi stanno dicendo che Che siamo in siamo verso la sette. fine. Ok, ragazzi, allora siamo in chiusura. È arrivata un'altra domanda, non possiamo più rispondere. No, Quindi, va bene, no, mi piacerebbe continuare ancora per delle ore, ma non possiamo torturare spero che sia troppo stato i nostri. Io credo, interessante comunque quello che spero che abbiamo abbiamo fatto. prodotto qualche contributo in più, qualche elemento in più per capire qual è il mestiere appunto, della post-produzione, in che misura è uno dei mestieri della fotografia, forse sconosciuto, ma che sarebbe importante che si conoscesse. Io vorrei ringraziare allora a questo punto, ovviamente, oltre a Mariano Santoni, è stata di una simpatia e di una chiarezza esemplari. Vorrei ringraziare Ezo Academy, che mi dicono tornerà poi a maggio con una nuova diretta, di cui sarà ospite questa volta Gabriele Michalizzi, e ovviamente si parlerà di reportage, di guerra. Esatto. Con questo, saluto tutti, ringrazio chi ci ha seguito, ringrazio gli amici di Aids Academy, grazie ancora a te Marianna e alle prossime. Grazie a tutti. Assolutamente sì. Anche io ringrazio tutti, voglio ringraziare tantissimo Roberta per la grande idea che ha avuto di questo Giusto. evento insieme. Penso che sia stato Ringraziamo Paolo interessante. Per la per regia. l'assistenza, per la regia, sì. Sì, ringrazio tanto tutti i fotografi e non solo fotografi che ci seguono sempre con un entusiasmo incredibile. Non so questa sera quanti ascoltatori abbiamo avuto, ma insomma all'evento c'erano più di 2.500 iscritti, quindi è stato un record rispetto ai live, che ormai non se ne può più dopo un anno di lockdown, non se ne può più di questi live, quindi era un numero veramente enorme. Volevo invitare tutti a seguire il blog Fotografia di Smargiassi che merita.
per il modo in cui ci fa guardare la fotografia. La fotografia non va solo scattata o sviluppata, ma va anche vista da tanti punti di vista, e il suo blog è un modo interessante e intelligente per farlo. Ti ringrazio. Ma ti invito a seguire il mio blog, che invece è più tecnico, è nel mio sito ufficiale, il suo è sulla Repubblica, il mio è nel mio sito ufficiale. Lì trovate tutorial e spunti tecnici per diventare più bravi tecnicamente. E ringrazio tutti, vi ringrazio per le domande bellissime e interessanti che avete fatto, Michele in primis, e vi saluto e ringrazio ancora una volta Edu Academy per questi straordinari eventi che organizza, perché credo che alla base di una grande foto non ci sia solo una grande fotocamera, non c'è solo un grande monitor che ci aiuta a post-produrre meglio, ma c'è la divulgazione, la cultura, l'amore, la passione, e sono aspetti fondamentali che possiamo coltivare con un gioco di squadra, stando insieme e cercando di unire le forze anche nello stimolo. Quindi spero che questo evento sia stato stimolante, vi saluto, abbiamo finito il tempo, grazie che vi siete giocati una serata con noi, buona grazie serata. A tutti, grazie, ciao.